Buongiorno. Buongiorno. Che dovevo fare, Taylor? Farmi monaco? Non lo so, magari non innamorarti di mia sorella. Ma che ne sapevo io che era tua sorella? Non ho mai conosciuto due persone più diverse. Che cosa vorresti dire? Salve. Salve. La cosa assurda è che ne stiamo ancora parlando. Sei tu che hai rotto e ti sei dimenticata di me. Non ti avevo affatto dimenticato, stavo cercando di laurearmi. Sì, come no. E comunque eri tu quello che passava le giornate in spiaggia circondato da ragazze in bikini. Ah, figurati, sai che non mi interessavano. Aspettavo che tu tornassi come avevi detto. Ma alla fine non sei più tornata. E ho conosciuto Maddie. Ed era così aperta, positiva, così piena di vita. Piena di vita? Quindi io non sono piena di vita? Beh, magari lo sei, ma uno come fa a saperlo? Non possiamo stare qui ad ascoltare, andiamo via. Non dare spettacolo dei tuoi sentimenti. Maddie mi ha ridato la felicità, ok? Mi ha riportato alla vita. Quante volte ancora devo ripeterti che sono molto felice per voi? E allora perché sei arrabbiata? Non sono arrabbiata. Belli che siete! Siete veramente una coppia meravigliosa e vi meritate insieme tutto quello che la vita vi può dare. Possiamo andarcene. Quentin Tarantino ha rivelato che la sua visione originale di Kill Bill, The Whole Bloody Affair, uscirà al cinema nel 2015. L'opera fu infatti tagliata dopo le pressioni della produzione, però Quentin aveva inizialmente pianificato di rilasciare Kill Bill come un unico film di quasi 5 ore, una maratona. In questa pellicola troveremo anche la famosa scena anime tagliata dal film e intitolata proprio The Whole Bloody Affair. Io non vedo l'ora di vederlo, e voi? Commentate e fatemi sapere. Presto nuove news, naturalmente. Ciao a tutti!